per l'elogio della bagna cauda, un giardino un po' particolare, non è vero direttore? Descriviamo questa sala del Crowne Plaza. Ma noi siamo molto felici di ospitare questo evento perché il Crowne Plaza è un resort nel cuore di Roma, quindi nonostante ci troviamo proprio all'interno, quindi al centro della capitale, siamo circondati dal bellissimo verde del parco di Villa Doria Pamphili e questo giardino affaccia proprio su questo verde, su questa terrazza fantastica che gustiamo questa sera in un clima un po' più romantico, ma di giorno vi posso assicurare bellissima perché è ricca di luce e di fiori, quindi che descrive un po'... ci allontana da quello che può essere il caos e quindi la frenesia della città e ci porta un po' in un'area incantata. Per noi questa serata è molto importante perché sempre di più i nostri turisti, le persone che arrivano da tutte le parti del mondo, cercano l'eccellenza dell'enogastronomia italiana. Questa sera rappresentiamo il Piemonte, che diciamo è un po' la culla di tutte le eccellenze italiane, ed è proprio questo che oggi i turisti vogliono: vivere delle esperienze, non cercano più una struttura, non sono più focalizzati su dei prodotti, ma bensì su quello che riescono a vivere all'interno di un viaggio. E il viaggio è fatto anche di enogastronomia, è fatto anche di cibo, è fatto di cultura, perché questa serata è un afflatto culturale, quindi è una bellissima serata enogastronomica dove celebriamo il bello dell'Italia, che è quello che cercano i nostri turisti che arrivano da tutto il mondo. Ha detto benissimo il direttore, un afflato culturale, quello che piace a Liberi.tv. Ricordiamo in ultimo il nome degli chef, mi sembra una cena a quattro mani se non sbaglio. Esatto, questa è un po' una tradizione, ospitare lo chef, quindi Vito Noè, che arriva appunto da Torino e dall'eccellenza, proprio dall'area, dal cuore, dove ci sono tutti questi piatti che avremo il piacere di degustare, e lo chef Ernesto Casacchia, nostro chef diciamo del Crowne Plaza, ed insieme cercano di farci gustare questa serata e questi piatti fantastici.